Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il doppio giochista. Pistola, forze speciali, arma secondaria, semiautomatica che infligge danni moderati, con buona cadenza di tiro e modesta capacità del caricatore, più precisa se usata in brevi raffiche. Premetto che ci ho pensato veramente tanto su quale versione di quest'arma utilizzare. Il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento o andiamo a utilizzare le nuove perk che stando fermi ci rigenerano scudo piuttosto che aumentano i danni o i danni contro i mostri della nebbia? In questo caso ho scelto il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Questa pistola di base ha una dimensione del caricatore di 16 colpi, un tempo di ricarica di 1,4 secondi e una probabilità colpo critico del 38% con una sola perk di livello critico. Sì, potrei mettercene due, ma in questo caso vado a utilizzare il totalmente rock, posso comunque abbinarcelo adesso e tenermi l'ultima perk con danni e bersagli rallentati e intrappolati aumentati del 45%, poi un livello critico, un doppio danno critico ed elemento energia. Posso già dirvi che è un'arma molto scomoda da utilizzare in certe situazioni, molto comoda magari per altre, semplicemente per il fatto che comunque dobbiamo sempre triggerare il tasto di fuoco per far sparare la pistola. Quindi premiamo una volta, spara una volta. Possiamo spammare il tasto per 16 colpi, però in molte situazioni, anche voi saprete benissimo, dove bisogna combattere tantissimi zombie, continuare a premere il tasto di fuoco va bene una missione, alla seconda, alla terza, alla quarta missione, non vi sentite più la mano. Per il resto però davvero una pistola comunque abbastanza precisa, abbastanza spammabile da poter utilizzare comunque a distanza anche ravvicinata, e che dire, sicuramente non è il top del top, ma possiamo utilizzare comunque questa pistola con due combinazioni di eroi. Adesso la stiamo vedendo con Beetlejuice Ranger, cercando comunque di boostare quanto più il danno critico, ma la parte bella verrà soltanto dopo. In questo caso comunque sto utilizzando la build con Beetlejuice Ranger, il vantaggio squadra di totalmente rock, poi le solite perk sulle pistole, semplicemente perché comunque anche mangiando il biscottino, avendo la pistola che comunque rallenta i nemici, quindi non ho bisogno di star fermo, posso switchare le armi che voglio. Di conseguenza mi sono permesso di non mettere la doppia perk di livello critico e di mostrarvela così, no? Però ovviamente se voi non avete gli eroi del totalmente rock potete benissimo optare per il doppio livello critico. In questo caso la pistola raggiungerà il 51% di probabilità rispetto al 38% di probabilità che ha adesso. Questa invece è una build molto particolare che ho deciso di utilizzare per questa pistola. Allora, ve la spiego bene. Innanzitutto utilizziamo come primario Calamity Manolesta. E in questa build, attenzione attenzione, andiamo a utilizzare sì il totalmente rock, per lo stesso ragionamento di prima, no? Poi inserisco sempre Subwoofer e Ritmo di Battaglia, le due perk rispettivamente per la pistola, quindi incremento il danno critico con Beetlejuice e il danno base con Colpo della Cintola. E attenzione attenzione, al posto che andarci a mettere il solito pronto e carico piuttosto che qualcos'altro, andiamo ad utilizzare plasmico. Perché plasmico? Perché così, in combinazione con un'arma d'energia, otterremo un danno ad area. O meglio, i colpi energetici vanno a colpire più zombie, possiamo ritenerlo un danno ad area? Forse se guardiamo nel dettaglio il significato della parola, certo mi viene da dire di no. Quindi riformulo la frase, così riusciremo a rendere ancora più utile questa pistola. In molti casi il fulminamento funziona davvero bene. Vi invito a valutare sempre l'opzione di questa perk, anche se utilizzate la rivolta fondatore, viene fuori qualcosa di spettacolare. Comunque che dire, io ci tenevo molto a mostrarvi le due build, sì potenziando il danno critico con Beetlejuice, ma sinceramente in questo video, rispetto a molti altri video dove comunque provo questa build, provo l'altra, non si nota molto la differenza tra una e l'altra, in questo caso ho notato una differenza enorme tra i due eroi. Proprio mi viene da dire un utilizzo completamente diverso per appunto due situazioni molto simili. So che può sembrare molto complesso il concetto di quello che voglio dirvi, però questo è solo la dimostrazione del fatto che Salva al Mondo è totalmente personalizzabile. Ci sono tanti modi di rendere il vostro gameplay unico, più unico che raro, o magari qualcosa a cui nessuno verrebbe mai in mente. In questo gioco avete la possibilità di farlo. Io raga vi ringrazio di aver guardato questo video, ci tengo molto a sapere la vostra opinione a riguardo, mi raccomando fatemela sapere qua sotto con un commento. Vi ricordo che se volete supportarmi come creatore vi basterà inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Sperando che questo periodo passi in fretta, Kino sforna sempre nuovi video. Ragazzi, io vi ringrazio, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!